L'Apple Watch Series 8 uscirà alla fine dell'estate e sarà pieno di nuove funzionalità, tra cui dei nuovi sensori. Oggi voglio parlare di un report dedicato al sensore di pressione sanguigna e di come funzionerà e se sarà presente sul nuovo Apple Watch del 2022. Inoltre parleremo della data di rilascio e il prezzo di Apple Watch 8 con anche le specifiche. Quindi nel 2021 la serie 7 è stato un aggiornamento molto semplice in confronto alla serie 6 in termini di design e capacità, ma per la serie 8 sembra che avremo un design nuovo di zecca e molte nuove funzionalità. Una nuova feature che potrebbe arrivare all'Apple Watch è un nuovo tipo di sensore per la pressione sanguigna. Mark Gurman di Bloomberg ha parlato di un nuovo sensore in grado di misurare la pressione sanguigna tramite l'Apple Watch senza il bisogno di nessun kit o hardware aggiuntivi. In questo momento si possono ottenere apparecchiature per la pressione sanguigna, come infatti potete vedere proprio qui, tuttavia avere la capacità integrata nell'orologio sul lato inferiore sarebbe un'incredibile svolta. Questo non è l'unico tipo di sensore che Apple sta osservando. Apple ha infatti depositato una serie di brevetti che suggeriscono che l'azienda sta esaminando la tecnologia Force Touch di prossima generazione che potrebbe apparire nei futuri modelli di Apple Watch, AirPods Pro 2 e persino iPhone 14 o addirittura iPhone 15. I brevetti depositati da Apple sono stati scoperti e si riferivano ai sensori di pressione e ai loro vari utilizzi nei dispositivi Apple. Uno dei brevetti discute l'uso di 4 sensori in un dispositivo con un form factor ridotto che sarebbe presumibilmente per prodotti come l'Apple Watch e forse le AirPods. Il brevetto mostra un Apple Watch con un pulsante laterale sensibile alla pressione che consentirebbe più funzioni su un modello. Si dice che il nuovo sensore sia più preciso del sensore di pressione che abbiamo avuto ad esempio con iPhone 6S e poi anche per alcuni anni dopo, e quindi adesso Apple prevede di utilizzare questo sensore e in base a quanta pressione applichi sullo stesso dovrebbe darti dei dettagli nell'app salute. Purtroppo questi dettagli non erano nel brevetto, ma sono sicuro che molto presto verrà rivelato esattamente per cosa verrà quindi utilizzato il sensore. Quindi parliamo ora della data di rilascio. Infatti negli anni passati Apple ha annunciato l'Apple Watch sempre insieme all'iPhone con la possibilità di acquistarli nello stesso periodo. Ancora una volta questo è successo con l'iPhone 13 e abbiamo visto l'Apple Watch essere rivelato nello stesso evento. Se tutto andrà per il verso giusto, l'Apple Watch Series 8 dovrebbe uscire insieme ai modelli di iPhone 14 verso la fine di settembre 2022. Come facciamo a sapere tutto questo? Bene, lasciami fare un breve riassunto degli ultimi 10 anni delle date di rilascio degli iPhone. Quindi se torniamo all'iPhone 4S nel 2011, questo è uscito il 14 ottobre di quell'anno, l'anno dopo nel 2012 l'iPhone 5 era uscito il 21 settembre, poi l'iPhone 7 e il 7 Plus sono usciti il 16 settembre e quindi nel 2019 abbiamo visto l'uscita dell'iPhone XS il 21 settembre e il XR il 26 ottobre e poi l'anno dopo le date di rilascio degli iPhone 12 erano dal 23 ottobre al 13 novembre, quindi l'anno scorso abbiamo avuto l'uscita dell'iPhone 13 il 24 settembre. Ora potete quindi immaginare quali potrebbero essere le probabili date di uscita dei diversi modelli di iPhone 14. Infatti, senza prendere come esempio il 2020, in cui la data di rilascio degli iPhone era stata posticipata a causa del Covid, tutti gli altri giorni di rilascio erano orientati verso la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Andiamo avanti e facciamo un riepilogo di tutto ciò che sappiamo grazie a diversi leaks che hanno dipinto un quadro delle caratteristiche e delle specifiche degli Apple Watch Series 8. Quindi ci aspettiamo che il prossimo Apple Watch sarà leggermente più grande rispetto a quello attuale e avremo uno schermo da 41 mm e uno da 45 mm. E questo sarà un display LTPO OLED e emetterà una luminosità di 1000 nits e avremo un design nuovissimo che già ci aspettavamo per la serie 7. Per le opzioni di archiviazione avremo la possibilità di scegliere tra i 32 e 64 giga in modo da poter inserire la propria musica sull'orologio stesso. Come processore avremo un chip S8 e questo sarà un enorme miglioramento in confronto all'S7 e all'S6. Avremo anche un sensore U2 a banda ultralarga e avremo anche la connettività Bluetooth 6.0 e finalmente il 5G. Quindi poi avremo un nuovissimo sensore per il monitoraggio del glucosio e potrete anche scegliere un corpo in alluminio, acciaio o titanio e questo è quello che abbiamo ora con gli altri Apple Watch. Potrebbe inoltre esserci il Touch ID sul pulsante laterale dell'Apple Watch. Questo sarà molto simile all'iPad Air e anche all'iPad Mini e poi per la batteria ci è stato detto che la durata dovrebbe arrivare fino a 18 ore e poi avremo anche la porta di ricarica USB-C per consentire all'Apple Watch di caricarsi più velocemente. Il prezzo di partenza per il 41 mm con 32 giga partirà dai $399 e poi $449 per il modello da 64 giga e poi per lo schermo da 45 mm questo partirà da $499 per l'opzione da 32 giga e l'opzione da 64 giga a $479. Ora ci sono molti diversi tipi di varianti che potreste scegliere per l'Apple Watch, potreste infatti prendere l'opzione Nike o anche scegliere un differente stile del corpo dell'orologio e in base a questo i prezzi cambieranno. Quindi questo era il riassunto di quello che sarà l'Apple Watch Series 8. Tuttavia il mio desiderio
desiderio è che venga messa una fotocamera selfie nell'Apple Watch. Basterebbe infatti una fotocamera con 720p di risoluzione in modo da poter fare una videochiamata direttamente dall'Apple Watch. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete mi piace, e se volete le ultime notizie e leaks a tema Apple assicuratevi di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!